Mario Ciancarella, che è collegato con noi. Buonanotte Mario. Buonanotte a voi. Grazie, grazie di essere qui con noi, ci tenevamo molto proprio per l'argomento e anche per quello che insomma ti è accaduto, e dopo tanti anni insomma si è cominciato a mettere anche insomma una parola di giustizia, ancora seppur molto parziale ovviamente. Allora, in sede di presentazione, no, abbiamo detto, tu eri un ex capitano pilota dell'aeronautica militare. Nel 1983 eri stato soggetto a un provvedimento di radiazione, e adesso c'è la certezza che la firma dell'allora presidente della Repubblica Pertini era falsa. Ecco, vogliamo partire da questo e da questa sentenza del tribunale? Certo, nulla. Io avevo conosciuto personalmente il presidente Pertini nel 79, ero stato convocato in Quirinale, dove mi aveva ricevuto insieme a due colleghi, e con il presidente avevamo stabilito un patto fra gentiluomini, come lo chiamò lui, e cioè che lui non sarebbe mai intervenuto a nostro favore, correndo il rischio di creare dei problemi istituzionali per le persecuzioni certe, diceva lui, che avremmo dovuto subire, e noi non avremmo mai dovuto ricorrere a lui. E lui diceva: solo sulla giustizia e il diritto dovrete puntare per salvarvi. E ricordatevi che in un paese il cui regime si fosse tramutato da democratico in autoritario, il posto dei patrioti è il banco dei deputati, degli imputati, e il carcere o l'esilio. E ci ricordava le sue vicende giovanili a riguardo. E quindi ero certo dentro di me che non avrebbe mai firmato quel decreto. Comunque sia, lo richiedevo incessantemente, e mi fu dato solo nel 93-94, cioè dopo la morte di Pertini, e appena ne ricevetti copia mi fu assolutamente evidente l'alterazione della firma del presidente. Ho impiegato poi altri 17 anni a trovare un avvocato che avesse voglia di curare questa vicenda sul piano giudiziario, fino a trovare l'avvocato Casella di Lucca, che ha sposato interamente la mia causa e si è messo al lavoro, riuscendo ad ottenere la sentenza dal Tribunale di Firenze a seguito di due perizie: la prima di parte, cioè da una nostra perita, e la seconda da una perita nominata dal tribunale stesso. E entrambe le perizie concludono che la firma non apparteneva al presidente della Repubblica Sandro Pertini. Il ministero non si è costituito in questo giudizio, che è durato 7 anni, e non ha impugnato la sentenza. Tuttavia ora ci sono strane resistenze e molti silenzi per il completamento della vicenda dopo l'accertamento della firma falsa del presidente. Perché tu ora dovresti essere reintegrato. Ma vedi, la reintegra è il diritto parla di restitutio in integrum, cioè restituito nell'interezza, perché la reintegrazione avviene per chi è stato effettivamente esautorato da qualche cosa, che poi viene reintegrato, ma in questo caso l'atto è nullo e non è mai esistito di fatto, e quindi si deve parlare solo di una restitutio in integrum,
cioè io dovrei ricevere di nuovo il grado e la piena restituzione patrimoniale e amministrativa che mi compete. Ecco, prima di capire come e quali potrebbero essere state le ragioni, anche facilmente intuibili, del perché, insomma, ti hanno messo fuori dall'aeronautica, tu di che cosa ti occupavi e proprio nei momenti della strage, che cosa, in quale servizio eri impegnato? Ma dunque, io ero stato convocato dal presidente Pertini perché in quegli anni noi ci battevamo con il Movimento Democratico dei Militari per la riforma costituzionale delle forze armate ed eravamo riusciti nel 1978 a portare all'approvazione del Parlamento la legge di riforma dei principi della disciplina militare, una legge che non esito a definire rivoluzionaria, in quanto intanto prevedeva le prime rappresentanze elettive interne per i militari di ogni ordine e grado e in più sanciva all'articolo 4 non solo il diritto di sindacato sulla legittimità degli ordini, ma anche il dovere della disobbedienza in caso di ordini contrari alla legge e alle istituzioni democratiche. E questo noi l'avevamo pensato e inserito in una maniera assolutamente impensabile, direi, ricordando quanto era avvenuto a Norimberga, e cioè che non era stato riconosciuto la legittimità dei militari tedeschi di cercare di non rispondere delle proprie responsabilità dicendo di aver obbedito a degli ordini. Ecco, a Norimberga è stato stabilito il principio che non si viene legittimati dall'obbedienza per via della subordinazione a un superiore, ma si è comunque responsabili della legittimità di quanto si compie. E questo era un qualche cosa di veramente dirompente per una cultura militare di tipo pretoriano, che non aveva nulla a che vedere con la cultura militare che noi cercavamo di portare avanti sulla base dei principi della resistenza che hanno dato vita alla Costituzione. E lì ci furono i primi grandi scontri con i nostri superiori, ma loro erano convinti che poi al momento opportuno, cioè al momento delle elezioni, io sarei stato isolato dalla mia classe, cioè da quella degli ufficiali, che mi avevano a loro giudizio emarginato. E invece avvenne che nel 1980, a marzo, quando ci furono le prime elezioni, io fui votato dalla stragrande maggioranza degli ufficiali e questo fece tramutare le paure in timori, profondi timori che si potesse diffondere il terribile tarlo della democrazia. E tenete conto che nel 2000, adesso facendo un salto così di. Ma nel 2000, alla prima apertura di un anno giudiziario da parte della magistratura militare, che aveva ottenuto un riconoscimento particolare dal governo D'Alema, il procuratore generale del militare ebbe a scrivere esattamente queste parole. Si ricorda che delle forze armate si potesse dire che fossero una beata insula incontaminata dal contagio costituzionale. Questo nel 2000, e noi eravamo nel 1980, quindi pensate un po' quale fosse il grande timore della diffusione di questo contagio costituzionale. Poi nel 1980, sempre a giugno, accadde la vicenda di Ustica e io fui
quasi immediatamente coinvolto dal maresciallo Mario Alberto Dettori con una telefonata in cui mi diceva: comandante, siamo stati noi. Io lì per lì non gli avevo creduto, devo essere sincero, e lo pregai semplicemente di calmarsi, perché lui era molto agitato, molto timoroso nella sua sopravvivenza, e di risentirci quando fosse stato un attimino più calmo per incontrarci e metterci d'accordo. Lui mi richiamò dopo il ritrovamento del MIG sulla Sila e mi disse: comandante, dopo questa puttanata del MIG ti do alcuni elementi sui quali potrai cercare. E a quel punto iniziò la doverosa ricerca, in funzione di quelle confidenze, di quale potesse essere la verità su Ustica. E fu a quel punto che si scatenò la repressione più violenta. Noi avevamo iniziato, Sandro Marcucci ed io. Sandro Marcucci era il colonnello che era venuto, era stato ricevuto insieme a me al sergente maggiore Lino Totaro dal presidente Pertini. Avevamo iniziato a cercare di fare dei collegamenti, di avere delle informazioni, e naturalmente questo in qualche maniera venne risaputo, e lì scoppiò il terrore. Noi avevamo iniziato ad agosto, il 29 di settembre io fui arrestato con quattro imputazioni di insubordinazione che erano costruite in una maniera assolutamente assurda, ma che servirono per potermi sospendere dall'impiego e quindi allontanarmi dall'esercizio concreto delle mie possibilità. E niente, nell'82 ebbi il primo processo, dal quale fui assolto per insufficienza di prove e per altri motivi molto alchemici, direi. Furono inventate delle formulazioni di assoluzione abbastanza improprie, che comunque avrebbero prefigurato la instaurazione di una commissione di disciplina, il cui unico scopo era quello di proporre al Presidente della Repubblica il decreto di radiazione per non degnità di rivestire il grado. A quel punto deve essersi inceppato qualcosa: il Presidente potrebbe aver rifiutato, potrebbe aver fatto sapere che non avrebbe mai firmato quel decreto. Sta di fatto che mi venne comunicato nel 1983 che io ero stato radiato dalle forze armate perché indegno di rivestire il grado, con un decreto ministeriale in via di perfezionamento, e a nulla valse il fatto che io opponessi di aver diritto a un decreto del Presidente della Repubblica. Si diede seguito tu cura a questa espulsione dalle forze armate, la mia collocazione in congedo senza una lira e senza una pensione, senza nulla, e niente, e per 9 anni ho invano richiesto il decreto del Presidente. Io temo che il grande terrore fosse che io, rimanendo in servizio, avrei potuto ottenere dei riscontri più concreti delle vere responsabilità su Ustica. Comunque sia, non abbiamo demorso e quindi siamo andati avanti nonostante tutto, nonostante che anche nell'81 venisse carcerato Sandro Marcucci, anche lui con una imputazione assolutamente fasulla di truffa allo Stato, poi smontata completamente in corte d'appello. E andammo avanti per rispetto della nostra dignità, della dignità dei nostri figli, che avevano diritto ad avere la verità sulla nostra storia. E
ad un certo punto abbiamo avuto davanti uno scenario terribile, però molto molto attendibile, e abbiamo cercato in tutte le maniere di trovare le formule di accredito per recarci davanti al giudice priore e potergliene rappresentare. Sandro Marcucci ebbe due idee. La prima era quella di costituire un'associazione di ex militari che organizzasse un convegno in cui il convegno si doveva chiamare Dare voce al silenzio degli innocenti, in cui invitare i familiari delle vittime e chiedere loro la possibilità che l'associazione si costituisse parte civile nel processo di Ustica, né più né meno di come le associazioni femministe chiedono alle vittime di violenza di potersi costituire parte civile dei processi appunto di violenza contro le donne. E a questo punto però avvenne un'altra circostanza, cioè si formò il movimento politico La Rete. Eravamo vicini alle elezioni del 92 e Sandro Marcucci decise di propormi come candidato al Parlamento italiano, dicendo: io ti porto in Parlamento, poi ti faccio da portaborse e poi andiamo noi ad aprire i cassetti. Sta di fatto che 3 giorni prima della presentazione delle liste elettorali lui venne ucciso in un incidente aereo, come è stato definito, che io definisco comunque attentato, sulle montagne e sulle Alpi Apuane. Dopo 20 anni, grazie all'associazione antimafia di Tatria, siamo riusciti a far riaprire quella vicenda che era stata inizialmente chiusa come responsabilità di pilotaggio di Sandro Marcucci e che invece è stata riaperta con ipotesi di omicidio. E niente, pochi giorni dopo la morte di Sandro uscì il primo articolo su Avvenimenti che riassumeva un po' tutta questa vicenda e che mi diede modo praticamente di essere chiamato, convocato dal giudice priore. Il giudice priore mi ha ascoltato 4 volte consecutivamente nel giro di 1 anno e mezzo, 2, e alla fine della inchiesta ho avuto la triste sorpresa di essere classificato fra gli inconsapevoli apportatori di elementi inquinanti, una cosa che io gli ho contestato direttamente, dicendogli che, e ricordandogli tutti i passaggi dei nostri confronti, dicendogli che quella definizione consentiva a lui di non imputarmi di diffamazione o quant'altro, ma anche gli risparmiava di doversi confrontare in aula con gli aspetti che io gli avevo sottoposto e che secondo me non erano stati accuratamente indagati. Per cui rimaneva in piedi e rimane ancora in piedi lo scenario terribile che si era disegnato davanti ai nostri occhi, di una responsabilità diretta, volontaria e premeditata dalle nostre forze armate contro un aereo civile, per attribuirne la responsabilità a un aereo, il MiG di Gheddafi, e poter da quel momento compiere una destabilizzazione del regime del colonnello libico. Questa è una situazione che ancora oggi potrebbe essere rivisitata dai magistrati se solo lo volessero. Ecco, poi tutte anche le morti, no, purtroppo collaterali a questa strage, no, come è accaduto anche in altri misteri italiani, dà anche il segno di quale potere oscuro ci possa essere appunto dietro.
Ah, certo, il maresciallo Vettori, l'uomo che mi aveva fatto le prime confidenze, nell'87, quando decidemmo di tornare ad incontrarlo perché ripartivano da lì le nostre indagini, noi lo decidemmo nella mia libreria il 18 di marzo dell'87, perché lo ricordo perché era il giorno del mio compleanno e Sandro era venuto con la scusa di farmi gli auguri. Però con la scusa di farmi gli auguri aveva insistito fino in fondo perché progettassimo il nostro piano di ricerca. E avevamo parlato dell'incontro con Vettori. Vettori l'avremmo dovuto incontrare o io o Sandro da lì a poco, però non ce ne diedero il tempo perché Vettori fu trovato impiccato il 31 marzo dell'87. In forme e in situazioni talmente ambigue che l'associazione Antimafia Eritatea, a nome e per conto della figlia di Mario Vettori, hanno presentato un esposto a Grosseto per la riapertura delle indagini sulla sua morte. Ma poi ce ne sono tante altre, c'è il maresciallo Puglisi che viene trovato impiccato ad un albero più basso della sua statura, con i piedi poggiati per terra e le ginocchia piegate addirittura, e con un ematoma, dietro la testa, che viene giustificato veramente con una versione assurda, e cioè che lui, consapevole del fatto che il ramo fosse più basso della sua altezza, si era accoccolato sul ramo, si era lasciato andare giù, aveva sbattuto la testa sul ramo, era svenuto e quindi era rimasto impiccato, benché con i piedi per terra. Purtroppo questo ci dice molto di quali e quanti poteri si possano agitare dietro queste vicende. Ecco, prima di questa vicenda dell'esistenza di questi poteri, no? Non so se chiamarli servizi deviati o in qualunque altra forma assuma, no? Avevi mai avuto, diciamo, il sentore dell'esistenza mentre eri in servizio? Sì, certo. A partire dal 1975. Nel 1975 io ho fatto un tour di un mese negli Stati Uniti e in questo mese sono stato tampinato in ogni momento da uno scout che alla fine mi fece la proposta di offrirmi ai servizi statunitensi. Era un personaggio strano, era un nero americano, c'erano tutte le condizioni per catturare anche come posso dire, il mio immaginario personale dell'evoluzione dei neri americani, della liberazione, della grande frontiera. E io a un certo punto fui preso, portato a casa sua alla fine dello scouting, come disse lui, e mi venne fatta la proposta in una maniera brutale. Avevano in mano i miei lavori in accademia, i miei temi sull'arte del comando, figurate. E quindi capii che c'erano dei referenti italiani che fornivano questi dati. Ebbene, io quando dopo 25 anni ho detto queste cose davanti alla commissione stragi, mi sono sentito dire da un onorevole della Valle, beato lei che ha resistito, quando descrivevo anche le modalità molto poco simpatiche, cioè il fatto di essere stato portato in un bar, di aver tentato di ubriacarmi prima, di offrirmi delle donnine dopo. E un onorevole italiano, un parlamentare italiano che mi ha detto, ed è a verbale, beato lei che ha resistito, quasi che si potesse giustificare sul problema della carne debole il tradimento della propria nazione. E
E da quel momento avevo cominciato a tenere gli occhi ben vigili su tutto il sistema italiano ed ho visto che era un sistema effettivamente asservito a dei poteri altri. Dicevi prima, no, che l'abbattimento, no, dell'Itavia era stato premeditato, no? Quindi un qualcosa quindi di preparato da tempo probabilmente. Certo, almeno da 2 anni. Si chiama in gergo l'attacco alla fattoria. L'attacco alla fattoria consiste in questo. Lo scenario è questo. C'è un capognano che ci rompe le scatole perché ha dei possedimenti d'oro nei suoi territori e non ce li vuole cedere, perché è uno che cerca di essere troppo indipendente. Ce ne vogliamo liberare, però siamo un popolo democratico. Non possiamo fare un'azione unilaterale. Allora, il giorno che saremo riusciti a tirarlo nei paraggi e avremo creato una situazione di tensione, prendiamo quattro dei nostri, li travestiamo da indiani e li mandiamo a scotennare quattro bianchi dei nostri, di quella fattoria sperduta che non conta nulla nell'ambito della politica internazionale. E li faremo ritrovare scotennati con l'arma dell'indiano. Questo ci darà la motivazione per liberarci di lui. Ma questo è un vecchio adagio che da sempre nel mondo militare ha funzionato, cioè il cercare la causa scatenante di possibili ritorsioni di guerra. Noi non siamo abituati a sapere di come effettivamente andò lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché ci dicono solo la Germania invase la Polonia. Ma anche Hitler ebbe necessità di un casus belli per scatenare quell'attacco. La notte prima fece attaccare una postazione tedesca da soldati tedeschi travestiti da soldati polacchi e li fece uccidere tutti. La mattina dopo andò alla radio e disse: "Voi tutti sapete quanto io tenga la pace", ma di fronte a questa aggressione non potevano reagire e ha scatenato la Seconda Guerra Mondiale. E questo il punto drammatico. Cioè, noi non è che ce lo siamo inventati dalla mattina alla sera un aspetto di questo genere. Ma lo abbiamo ricostruito leggendo i minuti passaggi partendo da quegli indizi che ci erano stati dati dal maresciallo Dettori. E quando leggi che il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica abbia ammesso davanti al Parlamento, davanti alla Commissione Stragi, che il MIG non volasse nel giorno che l'aeronautica aveva sostenuto fino a quel momento, cioè 15 anni. E nessun parlamentare chiede: "Scusi, ma che cosa significa che lei ci viene a dire queste cose 15 anni dopo?" E lui dice: "Perché vedete, avevamo fra le mani una fonte di informazione come quella di un MIG e stavamo intavolando un tavolo di trattativa diplomatica per vendere queste informazioni." E nessuno gli ha chiesto: "Ma voi eravate autorizzati dal governo o vi siete assolutamente auto ritenuti legittimati a fare questa trattativa tenendone all'oscuro il Parlamento?" E nessuno gli ha chiesto: "Ma e quanto è durata questa trattativa, visto che ce lo viene a dire oggi dopo 15 anni?" E lo stesso capo di Stato Maggiore in quella seduta afferma: "Vedete, dovete capirci, per noi una grande parte di questo Parlamento rappresentava il nemico." E quindi diceva che la sola presenza del PC giustificava la menzogna dei militari al Parlamento italiano. Beh, non c'è stato nessuno che si sia risentito. Ed è una cosa veramente vergognosa. Abbiamo intervistato, credo un paio d'anni fa, il
giornalista Gianni Lannis, che ha fatto delle sue inchieste su Ustica e ci aveva parlato anche del fatto che potrebbero esserci stati dei sopravvissuti. Ci parlava di un ritardo nei soccorsi e quindi di possibili altri testimoni eliminati. Tu hai, diciamo, avuto informazioni su questo, o è da escludere che dopo l'abbattimento possano esserci state delle persone ancora vive? No, io personalmente tendo ad escluderlo, per vari motivi. Io l'ho scritto al giornalista Torrealta, che fece anche un servizio televisivo su questo aspetto qui, nel senso che per poter essere sopravvissuti dei passeggeri sarebbe stato necessario che l'aereo ammarasse più che esplodere. Ma questo non è possibile perché non trova riscontro nelle modalità stesse della tipologia l'aereo è esploso con un effetto bomba, come scoppia un palloncino colpito da uno spillo che esplode con un effetto bomba perché è la tensione interna che lo fa esplodere. Questo significa, e questo giustificava il discorso che mi fece il maresciallo Dettori quando mi disse: devi cercare i missili a testata inerte. Perché i missili a testata inerte sono missili che esplodono nelle vicinanze del bersaglio e sparano via una serie di sferule metalliche che costituiscono il suo nucleo centrale, che è stato sostituito a quello bellico, della testata classica bellica, carica di esplosivo. Ma questa serie di sferule, colpendo un aeroplano pressurizzato a 26.000 piedi, lo fa esplodere esattamente come un palloncino. E il giudice priore ha individuato nel bordo d'attacco dall'ala destro del velivolo alcune di queste sferule e ha chiesto due o tre perizie su di esse. Nessun perito se l'è sentita di dire da dove provenissero, di quale natura fossero e come mai fossero in quella posizione. In più, l'aereo non avrebbe potuto ammarare perché se avesse ammarato vorrebbe dire che aveva ancora dell'energia elettrica a bordo, perché tutti gli apparati del velivolo funzionano solo se c'è dell'energia elettrica a bordo, altrimenti l'aeroplano diventa un ferro da stiro che cade senza nessuna possibilità. Quando c'è un minimo di energia a bordo, la radio è l'ultima cosa che muore e ci sarebbero voluti 8-9 minuti per ammarare, e in 8-9 minuti certamente sarebbe stato lanciato un messaggio di allerta. E invece c'è, dopo il guà del vicecomandante, del secondo pilota, c'è solo il silenzio. Vista diciamo, la subalternità che ha sempre avuto l'Italia, nello scenario che tu ci hai, che ci hai delineato, che ruolo può aver avuto, ad esempio, l'America? L'America ha avuto il ruolo, a nostro avviso, della costruzione dell'idea stessa di Ustica, che ha dovuto poi delegare all'Italia per la sua esecuzione in forza di quanto avveniva al proprio interno negli Stati Uniti. Vale a dire che Carter era dovuto intervenire con una direttiva che impediva alla CIA di svolgere qualsiasi tipo di azione di destabilizzazione fuori dai propri confini, a seguito delle rivelazioni che erano avvenute in quegli anni sull'intervento della CIA in Cile.
e quindi Carter aveva inibito la CIA da ogni attività che non fosse direttamente ed espressamente comandata dal governo statunitense. Il 25 aprile di quell'anno il presidente Carter era stato già imbrigliato in una rete terribile, nel senso che era stato convinto ad avallare il tentativo di liberazione degli ostaggi americani nell'ambasciata di Teheran, ed era stata una missione fallimentare, dove gli americani avevano perso un C-130, un elicottero, 8 uomini, e alle 2 di notte il presidente era stato costretto ad andare in televisione ad ammettere di aver dato lui l'ok alla missione, che purtroppo era fallita. Pochi però sanno chi fosse il capitano che comandava quella Delta Force, ed era il capitano North, che sarebbe stato ritrovato pochi anni dopo al servizio del presidente Reagan nello scandalo Iran-Contras. E quindi c'è anche da pensare che quella missione fu fatta fallire artificiosamente, proprio per mettere in crisi il presidente Carter, che apparentemente ad aprile aveva ancora un margine enorme di vantaggio sul competitor Reagan, ma che poi sarebbe stato sconfitto a novembre per una serie di errori di politica interna ed estera, tra i quali anche quello del tentativo di liberazione. E quindi l'idea americana veniva delegata alle forze armate italiane, ma alle forze armate italiane tramite la politica italiana, perché ricordiamoci che non esistono forze armate autocefale, hanno sempre, comunque sia, siano esse deviate o meno, hanno sempre bisogno di un referente politico a cui dovere obbedienza. Non so se vi ricordate l'omino di piazza Tiananmen, che sfidava il carro armato. Il pilota di quel carro armato non era un ben pensante che voleva rispettare il popolo, eccetera, era solo uno che non aveva direttive. La mattina dopo, quando le direttive politiche arrivarono, piazza Tiananmen venne chiusa e ci fu uno sterminio. E quindi c'è stato un input italiano, e anche lì vanno seguite e ricostruite tutti i tasselli di quella politica di quegli anni, perché il coinvolgimento diretto quanto consapevole di due parlamentari come il presidente Cossiga, allora primo ministro di questo paese, e dell'onorevole Nelio Lagorio, allora ministro per la difesa, non possono essere sminuite o sottratte da questo scenario. Chi sapeva, secondo te, appunto, per allacciarmi a queste tue ultime considerazioni, chi sapeva questa verità anche a livello politico? Il presidente Cossiga, il ministro Lagorio e almeno 15 persone nei livelli militari. Questo è il calcolo che avevamo fatto. Oggi sono passati più di 30 anni. Secondo te perché non si può fare un passo in avanti? È così ancora scomoda questa storia? Ma questo dipende dalla volontà politica, nel senso che non c'è ancora evidentemente una capacità politica di determinare le condizioni per una pacificazione che sia fondata sulla verità, però. In questo senso Mandela ha dato uno degli esempi più luminosi di che cosa possa significare la pacificazione in cambio di verità. Lui ha costretto tutti
confini del precedente regime a dire per radio e per televisione per ore i minimi particolari delle sevizie che inducevano i loro torturati, ma il cambio era tutta la verità in cambio della riconciliazione, e questo ha permesso al Sudafrica di non diventare una piscina di sangue dopo la fine dell'apartheid, ma è un percorso che va iniziato con delle personalità politiche di spicco, e non mi sembra che nel nostro paese ci sia ancora la disponibilità ad affrontare fino in fondo questi problemi che ci riguardano e che non riguardano solo Ustica, ma riguardano le tante vicende oscure di questo paese, le trame più vergognose e le vicende stragiste più drammatiche che abbiamo dovuto vivere. Hai mai avuto modo di parlare con qualche familiare di Ustica sì, in questi anni? Come hanno reagito di fronte, ecco, a questa tua verità? Ma alcuni con grande affetto ed empatia. Voglio ricordare per tutti Superchi, il papà della bimba di pochi anni, 9 anni, che era a bordo di quell'aeroplano, e il quale mi volle chiamare anche ad un convegno su a Trento perché ripetesse pubblicamente le cose che gli avevo detto in privato, e cosa che feci chiaramente con la massima disponibilità. Altri invece, come la Bonfietti o come i familiari di Pinocchio, mi guardano con sospetto, prima di tutto perché io ero un ufficiale radiato, e questo è servito molto per discreditare negli anni ogni intervento di Mario Ciancarella, e poi perché venivo ad intercettare i convincimenti che erano stati instillati in loro in anni di lavorio alle corde, alle costole. Ma purtroppo io ho sempre riconosciuto ai familiari la libertà di un diritto prevalente, lo voglio chiamare il diritto del sangue, e quindi qualsiasi familiare mi potrebbe dire le cose peggiori o aggredire nella maniera più violenta, e io non reagirei assolutamente. Io reagisco semplicemente al potere e alla sua voglia di dominare in maniera irresponsabile. Tornando più tecnicamente a cosa può essere accaduto quella notte, da che cosa, non so se avete avuto modo di fare ipotesi, no? Magari quale tipo di mezzo militare o arma ha colpito l'aereo? È un missile a testata inerte sparato da un F-104 italiano. Di questi missili a testata inerte Priore ha fatto una ricerca e ha scoperto che erano stati acquistati 2 lotti da 6 missili ciascuno. Di uno di quei lotti si sa esattamente la storia di ogni singolo missile, la collocazione, dove sono finiti, eccetera. Dell'altro lotto di 6 missili nessuno è riuscito mai a dirgli di un solo missile su 6 quale fosse la destinazione, quale fosse stato l'uso, l'impiego, dove fossero finiti. Sono spariti 6 missili e questo significa che se sparisce un missile prima o dopo lo si riesce ad intercettare, ma se spariscono 6 missili è chiaro che si può solo creare dell'insabbiamento. E il missile fu sparato da un velivolo sotto diretta determinazione del guidacaccia, e il guidacaccia in quel caso
al 99% veniva eseguito da un velivolo americano in volo su sull'isola della Maddalena. Da che distanza è stato sparato secondo te? Da 14-15 miglia. Io adesso farei ascoltare, perché vorrei sapere un tuo giudizio sulla famosa telefonata anonima che arrivò durante una puntata di Telefono Giallo di Corrado, sì. Augias. Ascoltiamo questo minuto e poi mi dici che cosa ne pensi. Sì. Sentiamo un attimo. Un secondo, che recuperiamo il brano. Allora, siamo nella diretta di Rai 3. Pronto? Sì. Mi sente? La sento. Scusi, piano, ma la sento. Riuscita ad arrivare in trasmissione, io ero una ieri in servizio a Marsala la sera dell'evento della caduta del 19. Purtroppo non mi volevano prima passare la telefonata perché gli elementi che comunico sono molto pesanti. Ad ogni modo, noi abbiamo esaminato le tracce, i 10 minuti di trasmissione di cui parlate, di registrazione, che non sono stati visti, non è vero, perché noi li abbiamo visti perfettamente. Soltanto che il giorno dopo il maresciallo responsabile del servizio ci disse che di, praticamente di farci gli affari nostri e di non avere più seguito sulla questione. Io dopo 10 anni, rivedendo la trasmissione, ho avuto questo fatto emotivo interiore di dover dire la verità anonimamente, perché cado nel nulla, però la verità è questa: ci fu ordinato di starci zitti, e la saluto e saluto anche l'onorevole Rodotà e no, tutti quelli che hanno momento, cercato scusi. Di dire la verità, perché non voglio rogne e non voglio far gentile brutti. Gentile buonanotte, amico, gentile amico, non attacchi a attaccare il telefono. Allora, arriva questa telefonata, c'era anche Amato in studio, ci hanno detto insomma di stare zitti. Tu conosci questa persona e che cosa ne pensi? No, io questa persona non la conosco, la capisco, ma non la posso assolutamente giustificare, nel senso che capisco il clima, perché l'ho conosciuto anche attraverso altri colleghi, perché l'ordine del silenzio era assolutamente vasto, capillare e addirittura direi quasi minaccioso, però non posso accettare questo silenzio, perché un militare quando giura, giura fedeltà alla Costituzione, anche a costo della vita, e non si può dire non voglio rogne, non si può dire tengo famiglia, quando si decide di voler dire qualche cosa bisogna dirla fino in fondo, costi quello che costi. Queste poche cose che ha detto comunque sono assolutamente in linea con quello che ci hai detto tu stasera, no? Assolutamente. È anche strano che questa telefonata sia andata in onda, se vogliamo, no? Perché ma è legato quel clima, no? Esatto. Poi bisogna capire, perché poi a volte succede questo, che nei servizi c'è questa maledetta maledetto modo di agire, per cui a volte si fanno delle cose che sembrano di una certa portata, ma per arrivare ad altri obiettivi, per cui voglio dire, se era una telefonata sincera è comprensibile, ma non è condivisibile. Se non era una telefonata sincera, bisognerebbe capire perché l'ha fatta, chi gli ha consentito di andare in onda, da chi, cioè io non ho mai saputo per esempio da chi venissero filtrate le telefonate e da chi fosse stata autorizzata. Era un bel discorso da vedere, no? Anche perché insomma andare in prima serata su Rai 3, no? Allora poi no? Infatti sarebbe stato estremamente interessante sapere chi è che l'aveva autorizzato. Guardate, in questi giorni con i fatti della Valanga,
quante polemiche stanno venendo fuori sulla telefonata alle prefetture o robe di questo genere, chi è che aveva autorizzato, chi è che aveva comunicato. Su Ustica non è mai stato chiesto nulla di questo genere. Volevo chiederti sul film Il Muro di Gomma cosa ne pensi? Allora, il film Il Muro di Gomma è stato un momento socialmente importantissimo, perché ha risvegliato una coscienza che andava assopendosi, ma ha avuto due grossi limiti. Quello, uno, di rendersi funzionale al depistaggio vero e proprio, nel senso che certamente senza nessuna volontà di purgatori o degli sceneggiatori, i quali però sono stati pilotati verso degli accorgimenti tecnici che hanno consentito all'associazione Arma Aeronautica di chiedere il sequestro del film. Quindi battage pubblicitario, l'Arma Aeronautica chiede il sequestro del film, eccetera, dopodiché il film viene dissequestrato il film, eccetera, ma il film viene dissequestrato con una motivazione precisa, perché l'Arma Aeronautica illustrata in quel film non rappresenta in maniera assoluta l'Arma Aeronautica reale. Infatti le stellette delle divise sono assolutamente diverse dalle stellette in uso ordinariamente. Il capo di Stato Maggiore, che nel film è sempre lo stesso per tutti i 10 anni, in realtà è cambiato per 5 volte, e questo avrebbe rappresentato, se nel film fosse stato illustrato, che c'era un ordine di scuderia che si perpetuava da un capo di Stato Maggiore all'altro, piuttosto che interpretato da un unico folle personaggio. E quindi c'è questa ambiguità di fondo del film che lo ha reso importantissimo a livello di coscienza sociale, molto meno rilevante dal punto di vista strettamente collegato con la strage, voglio dire. Questo è avvenuto anche in un'altra occasione, cioè quando il Buon Purgatori ha scritto insieme a Daria Lucca e a Paolo Miggiano il libro A due passi dalla guerra, qualcosa del genere. E lì loro hanno costruito una fiction alternata a dei brani dei loro interventi giornalistici, quindi tutta roba di assoluto rilievo, ma in questa fiction inizia rappresentando un presidente del Consiglio che va al potere, ben esattamente interpretato, leggibile come la figura di Cossiga, e alla fine del primo capitolo si scrive: il fatto che questa sia una fiction non vi autorizza a ritenere che tutto il resto della storia non sia reale. E questo è un discorso stranissimo, perché si ritrova nel libro di Casarosa sulla versione del missing, dell'incidente mancato, insomma, in cui c'è un'altra versione molto fantasiosa dell'attraversamento di questo MIG dalla Jugoslavia alla Libia, e poi si dice: il fatto che questo sia una fiction non vi autorizza a ritenere che il resto della storia non sia reale, non sia realistica. Ed è la stessa identica scritta che si trova nel libro di Purgatori. Quindi io invitai a suo tempo anche Purgatori a rileggere i passaggi dei suoi contatti, di chi potesse avergli suggerito queste bucce di banana sulle quali si scivola in una maniera facilissima e indicibile. Sarebbe bastato leggere il libro di Luttwak, Strategia del colpo di Stato, in cui Luttwak
parlava del colpo di Stato in Italia, praticabilissimo a suo giudizio, solo con qualche eliminazione di qualche capo del Partito Comunista, di qualche sindacalista della CGIL, lo dice per iscritto ed in chiaro Luttwak, il quale dice che bisogna spingere le vittime del colpo di Stato ad accusare i reali responsabili con tale impeto e con tale acredine che siano le forme migliori per riaccreditarli agli occhi internazionali. Quindi, se non si gioca con le stesse carte e con la stessa capacità di chi queste cose le vive per professione, difficilmente si potrà arrivare ad utilizzare bene gli strumenti dell'indagine giornalistica o dell'indagine democratica. Ti voglio chiarire le ultime due cose che esulano un po', ma che secondo me, diciamo, magari dette da te possono aprirci, insomma, altre riflessioni. La prima è, siamo diversi anni dopo, alcuni anni dopo, a Roma c'è la scomparsa, o meglio, il rapimento di Davide Cervia. Ti chiedo, sì, ecco, secondo te che cosa potrebbe essergli successo? Quando di Davide Cervia io ho seguito un po' la vicenda e so per certo che lui era un esperto di tecniche, sì, di trasmissioni, eccetera, e sicuramente era lì che andava incentrata l'indagine per capire con quali paesi fosse in relazione e quali tasti avesse potuto toccare del vero, nel senso che quando si indaga su cioè quando si lavora su certi piani e in certe professionalità si possono incontrare poi anche aspetti non ricercati. Voglio dire, uno potrebbe aver trovato la pistola fumante di Ustica senza averla neanche cercata, no? E il problema sono al solito le indagini che in questo paese a volte vengono fatte bene, ma a volte vengono fatte male, e la volontà politica che in questo paese è sempre mancata di poter arrivare all'approfondimento reale di queste circostanze. Un'altra invece, questa è più una curiosità che ti chiedo da esperto proprio di aeronautica, ne abbiamo parlato, anche se poi ovviamente è un campo un po' come dire, non se ne può parlare, diciamo, con l'uomo della strada, perché poi, no, magari ci dice che siamo fantasiosi, ma queste cosiddette scie che vediamo in cielo e che mi pare sulla coesistenza, insomma, non ci siano dubbi anche sul loro essere per noi anomale, ti sei chiesto tu che cosa possano essere, che origine o scopo possano avere? Ma senti, che le scie chimiche possano essere utilizzate per l'alterazione meteorologica non è un ex militare democratico radiato, eccetera, che lo dice. Basta prendersi i libri del generale Mini, sì, che è uno dei generali più apprezzati in giro dal punto di vista strettamente militare, per rendersi conto che si tratta di aspetti che sono studiati e attentamente dalle forze armate, ma purtroppo finché continua ad esserci una politica che delega al mondo militare la ricerca in questi settori così delicati e non ha mai la capacità comunque di guidare e di tenere sotto controllo questa ricerca e quindi di dare degli stop o roba di questo genere, è chiaro che noi possiamo andare nelle mani del primo dottor Stranamore di questo mondo. Certo, quindi è un'origine comunque militare, ecco.
possono averla senz'altro. Io ringrazio molto Mario Ciancarella per questa bella chiacchierata, inquietante ovviamente, ma devo dire, avere, no, comunque personalità di questo tipo che hanno rischiato e rischiano tuttora, no, in prima persona per questa loro battaglia di verità, credo che soprattutto in Italia sia qualcosa di molto raro, quindi grazie davvero Mario. Sono io che ringrazio voi. Poi ci sentiremo magari anche per altri tipi di altre, sì, anche per ulteriori diffusioni di quanto, certo, ci è capitato. Anche per fare il debriefing di questa serata. Certo. Grazie Mario. Okay. Grazie a te.